Ragazzi, è successo. Tra le strade di Lisbona mi sono innamorato per ben due volte e una di queste, vi assicuro, è stata per la X100V di Fujifilm. E adesso vi spiego il perché. Prima di partire col video vi parlo dello sponsor di oggi, che è Fisco Zen. Grazie Fisco Zen per aver sponsorizzato questo video, e è un servizio pazzesco con cui potete aprire la vostra partita IVA. Io mi ci sono affidato all'inizio di quest'anno, avete visto il video sul canale. Davvero super intuitivo, potete salvare i vostri clienti, salvare e fare tutte le fatture online veramente in modo super intuitivo. La dashboard è veramente semplice, intuitiva, veramente per capirla ci vogliono 2 minuti. E nulla, se vi chiedete perché sono sempre in vacanza, molto probabilmente è perché sono diventato ricco. Ora continuo il viaggio. Beh, dobbiamo andare, devo tornare a lavorare. Ovviamente nell'ad ho dimenticato di dire 2 aspetti importanti di Fisco Zen, che ovviamente vi consiglio vivamente. Uno è lo sconto, che avrete soltanto dal mio link in descrizione, con la prima consulenza che ovviamente è gratuita. La seconda è che avete un consulente fiscale per tutta la durata del vostro abbonamento, cosa che non avevo detto ma è super importante. E 3, mi sembra che ci sia, non mi sembra, sono sicuro perché sono andato a controllare, c'è anche il calcolo in tempo reale di quelli che sono gli adempimenti e quindi le tasse che poi andrete a pagare. Però adesso andiamo avanti col video. Per questo viaggio Fujifilm mi ha gentilmente concesso una delle sue macchine secondo me più interessanti, ovvero la X100V. Parliamo di una macchina compatta che con una lente di 23 mm e il suo sensore APS-C ci restituisce un 35 mm equivalente. Sul retro troviamo un LCD touchscreen che si può ovviamente regolare in alto o in basso per gestire degli angoli difficili da cui scattare, e i pochi pulsanti ma molto funzionali che la macchina ci offre per ovviamente gestire i menu e tutto quanto. Sopra invece troviamo le solite ghiere, quindi ISO, tempi e l'esposizione, quindi se siamo in modalità semi-automatica possiamo utilizzare quella per gestire l'esposizione finale del nostro scatto. Davanti invece troviamo ovviamente la ghiera dei diaframmi direttamente sulla lente, e troviamo il selettore per le 2 tipologie di mirino che questa macchina ci offre, quindi il mirino ottico, telemetro, oppure l'EVF, quindi il mirino elettronico, con cui possiamo vedere assolutamente come verranno le nostre foto finali. Ai lati invece troviamo i selettori per la tipologia di messa a fuoco, quindi manuale, singola oppure continua. Dall'altra parte invece troviamo il solito connettore per il mini HDMI, il jack per il microfono e il connettore USB-C. Tolta questa parte qui, solo per farvi capire più o meno di che macchina stiamo andando a parlare, andiamo al design. Ci troviamo davanti a una macchina dal design molto accattivante, vintage, ricorda un po' le camere di una volta, e ho scoperto che questo è stato per me un grande vantaggio. Allora, sembra una cosa da poco, ma secondo me il design della macchina in questo caso va oltre alla disposizione dei comandi, se sono funzionali o se sono disposti bene, se la macchina è comoda, e va oltre a quanto può essere reattiva o veloce utilizzarla. Secondo me c'è un linguaggio complessivo che parla agli altri di quello che facciamo e come lo facciamo. So che molti lo ignorano, ma secondo me è lì. A volte può trattarsi di status, come avere, che ne so, una Leica al collo quando girate per la città. Lo so, non voglio sminuire, però avete capito il senso. Altre volte può trattarsi, secondo me, di professionalità e percezione, come avere un 70-200 bianco a bordo pista mentre state fotografando delle macchine. E altre volte, secondo me, sta proprio in quello che comunicate al mondo circostante, quindi a come reagite e interagite con il contesto che vi circonda, e soprattutto al vostro approccio con la fotografia e il perché lo fate. Così come gli smartphone sono legati un po' al concetto di condivisione, al fatto che se vedete qualcuno scattare con il telefono, assumete che ovviamente la posterà da qualche parte, la metterà su internet e quindi la condividerà, anche i design di questo tipo vintage rievocano, secondo me, nella mente di chi guarda una specie di
ritorno agli albori, non so se mi spiego, una specie di connessione con quella voglia genuina di scattare che li porta magari lontano dal lato commerciale. Secondo me il fatto di avere questo design, il fatto che sia piccola e leggera, che ricorda le macchine di una volta, non è solo per il fatto di passare inosservati, anzi essere osservati ma avere proprio una reazione diversa nella persona che andiamo a scattare. Infatti vi devo raccontare questa: mentre ero a Lisbona stavo passeggiando per una delle strade e ho visto questa porta di un'abitazione che era semi aperta e c'era questa signora che stava pulendo dentro. Io l'ho solo intravista, c'era una luce molto bella secondo me e volevo scattare lì. Io non sono il tipo che chiede alle persone: ehi, posso farti una foto? Ma in quel caso non potevo sbirciare, perché secondo me non sarebbe stato molto né bello né etico andare a sbirciare in casa altrui per fotografare. Però mi è venuta questa curiosità genuina di provarci, di andare lì e chiedere: posso farti una foto? E devo dirvi che in questo caso il mezzo mi ha aiutato tantissimo. Il mezzo non è stato magari una macchina imponente con un 24-70, un 70-200 che magari gli puntavo in faccia e dicevo: signora, posso farle una foto? Ma era una macchina che passava inosservata, ma allo stesso tempo trasmetteva un qualcosa di genuino, secondo me. L'ho diretta 2 secondi per farla, è venuta un po' diversa da quella che immaginavo io, ma la state vedendo adesso e a me piace molto. È legato a un ricordo, è legato alla prima volta che effettivamente ho chiesto a qualcuno di scattargli una foto direttamente, che era qualcuno che non conoscevo per strada. E nonostante non sia stata la prima scena che ho visto, mi piace molto e rievoca in me un bellissimo ricordo. Come avete visto, questa macchina ha un 35 mm equivalente. Il pregio della focale fissa è proprio quello di insegnarci come muoverci nello spazio. E nel caso mio, di come sconfiggere un po' la timidezza per entrare nelle scene che vogliamo catturare. Quindi essere un po' più vicino, essere un po' più dentro la scena che vogliamo catturare e non da lontano facendo un po' i guardoni o gli stalker. Ora, so che molta gente scatta con gli zoom, soprattutto street, e avere i piani focali poi schiacciati in certe foto street è molto molto bello. Sto parlando di un altro tipo di atteggiamento, non di utilizzo della focale. Essendo la mia focale preferita il 35 mm, non ho sofferto minimamente il fatto che la lente fosse fissa, anzi la maggior parte, il 90% delle foto che ho sul mio sito e su Instagram, dove tra l'altro se non mi seguite andatelo a fare subito, le ho scattate tutte con un 35 mm. Quindi non ho minimamente sofferto questa limitazione, mettiamola così, della macchina. Ragazzi, vi devo dire assolutamente la verità, non ero più abituato a uscire così leggero per scattare, quindi proprio senza pensieri, senza pensare a cosa avevo nello zaino, perché nello zaino non me lo portavo nemmeno, a pensare a che ottica avrei potuto portare o meno, a pensare a se la camera sarebbe stata sicura nello zaino, perché ovviamente con una camera più grande non la tenevo al collo, perché ovviamente mi fa male il collo dopo un po', non mi piace la cinghia al collo per le macchine di un certo tipo, e quindi la rimettevo nello zaino, quindi dovevo stare al sicuro con lo zaino, dove lo metto, dove lo appoggio, se sbatte c'è la camera dentro e tutto quanto. Invece la Fujifilm, la X100V, la tenevo al collo, sotto il giubbino, quando mi serviva aprivo il giubbino, la tiravo fuori e basta. Ovviamente fate attenzione, non rompetela, perché vi ho detto che potete sassarla a caso nello zaino. Grazie. Ora, ovviamente questa macchina è molto famosa per essere leggera, portatile e veloce. E sulla portabilità, sulla leggerezza ci sono, ma sulla velocità dipende ovviamente da che tipo di macchina avete utilizzato fino ad adesso. Per me è stata una velocità acquisita con il tempo, non ero abituato alle ghiere, al cambiamento di ISO usando le ghiere sopra, quindi dovendo tirare sulla rotella e girando, o al cambiamento di tempi così come lo fa Fujifilm qui sulla X100V, e quindi mi ci è voluto un po' per arrivare a essere veloce abbastanza da cogliere una scena che volevo cogliere. A Lisbona mi è successo di prepararmi prima, quindi se sapevo che entravo in un contesto o in una situazione un po' più scura, dovevo preparare un po' prima la macchina, quindi già cambiare ISO e tutto quanto, perché all'evenienza non avrei potuto
fare quello che faccio con altre macchine che utilizzo magari già da più tempo, che cambio le impostazioni in 2 secondi e scatto. Non è un difetto della macchina, infatti dopo un mese di utilizzo o poco meno sono riuscito a essere molto più veloce a cambiare e a prevedere certe situazioni e quindi preparare la macchina in tempo. Però all'inizio, soprattutto a Lisbona, che era penso la seconda settimana che la stavo utilizzando, il suo utilizzo è stato un po' più lento di quello che mi aspettavo. E per quanto riguarda la tenuta dell'ISO a F2.0, anche di sera, di notte, fino a ISO 2000-2500 circa, non mi sono mai trovato un file che non fosse lavorabile e che dovessi buttar via magari per colpa di troppo rumore. Non mi è mai successo, ho scattato dal mattino fino a sera, notte, ho scattato al buio con due LED. Piccola parentesi, ho fatto anche uno shooting di ritratti con la X100V. Ero praticamente al buio con due faretti LED e basta. Quindi alla faccia di chi dice che con la X100V non puoi fare ritratti, uno è che magari essendo APS-C soffre gli alti ISO eccetera. Sì, un po' di rumore c'è, ma avete visto le foto. Arriviamo quindi a parlare di Lisbona e come l'ho vissuta a livello umano e fotografico. Vi ho parlato di questa macchina, ma c'è stato anche un grande momento per me a Lisbona, ovvero che dopo 10 anni sono riuscito a rivedere William Sosai, che non altri è che un direttore della fotografia che stimo moltissimo, oltre a essere mio cugino. In descrizione vi lascio il link al suo portfolio, così potete andare a vedere i lavori che ha fatto lui e ha partecipato lui. Mi ricordo che una sera eravamo a mangiare fuori, c'era una TV in questo locale e cominciava a passare una D della Bwin, penso, e di un altro brand che non mi ricordo. E lui mi diceva: ah, io ho fatto il direttore della fotografia di quello, ah, anche di quello. Ed è stato bellissimo vedere i suoi lavori in TV mentre eravamo lì a parlare, ed è stata una delle persone che più mi ha ispirato in ambito fotografico fino ad oggi, dall'inizio, da quando ho comprato il 35 Art, per quelli che mi seguono da più tempo. Coragem não significa não ter medo. Significa agir, apesar do medo. I'm always on the low. I mean, to the public eye, I'm always invisible. Even though the other day, a kid saw me and tried to come to me. But her father held her arm and blocked her way. He paid no mind, picked her up and walked away. Yeah, never mind. Non trovo miglior modo di descrivere Lisbona senza citare William in una delle poche cose che mi ha detto su Lisbona, ovvero l'ha definita le favelas dell'Europa. Un cambiamento costante da via a via, da piazza ad altra piazza, dalla collina a magari vicino al fiume e così via. Infine è stata un'esperienza bellissima e non vedo l'ora di poterla ripetere. All'inizio questo video doveva intitolarsi Raccontare una città. Era un qualcosa che avevo in mente già da tempo. Infatti l'idea del video era molto audace e ovviamente difficilissima, quasi impossibile da attuare in così poco tempo. Vi lascio il link in descrizione al mio sito, dove trovate tutte le foto che ho fatto con la X100V e potete vedere tutti gli scatti che ho fatto e che ho editato. Prima di concludere ovviamente devo ringraziare Fujifilm che mi ha lasciato questa X100V di cui sono follemente innamorato, Sofia che è stata la mia videomaker per questi giorni che sono stata a Lisbona per questa bellissima
avventura. Senza di lei questo video non sarebbe stato nemmeno possibile, non avrei avuto le riprese che vi ho fatto vedere durante tutto il corso di questo video. E ovviamente salutiamo Francesco, che ci guarda sempre e ci segue da casa. Ovviamente vi lascio qua sotto tutti i link delle cose che avevo parlato durante il video, quindi dal portfolio di mio cugino al link dove comprare la X100V, al link sul mio sito per vedere le foto e così via. Alcuni sono link affiliati, altri no, quindi vedete voi qua nella descrizione. Vi ricordo che potete sostenere il canale lasciando un bel mi piace, iscrivendovi al canale, attivando la campanella e lasciando anche un bellissimo commento a proposito del video. Fatemi le domande che volete riguardo alla macchina, se ne avete bisogno, e cercherò di rispondervi nel mio tempo libero. Noi ci vediamo al prossimo video e non vi posso spoilerare che cos'è, ma vi piacerà. Alla prossima.